Come nasce il regno dei Franchi? Dopo la deposizione di Romolo Augustolo, il re franco Clodoveo conquista la Gallia centrale e occidentale. La moneta raffigura Romolo Augustolo. Clodoveo si converte nel 496 al cristianesimo cattolico e ottiene l'appoggio del Papa. Inizia così la dinastia dei Merovingi. Alla morte di Clodoveo, il regno viene diviso in Burgundia, Austrasia, Neustria e viene poi ereditato dai figli. Questa divisione però indebolisce l'impero. I re si affidano per il governo ai maestri di palazzo, anche chiamati maggiordomi, e vengono definiti re fannulloni. Pipino di Heristal, maggiordomo del regno d'Austrasia, diventa l'unico maestro di palazzo dei tre regni. Suo figlio Carlo Martello fermò a Poitiers gli arabi. I Franchi diventano così i difensori del cristianesimo. I Franchi aiutano il Papa. Come? Il Papa aveva bisogno di un alleato con un potente esercito per difendersi dai Longobardi. Perché lo aiutano? Pipino era diventato re con un colpo di Stato, aveva quindi bisogno dell'approvazione del Papa per legittimare il suo potere. Nel 754 Pipino viene quindi consacrato re dei Franchi da Papa Stefano II e diventa una persona sacra. Il titolo di re dei Franchi diventa ereditario. Nasce la dinastia dei Carolingi. I Franchi sconfiggono i Longobardi. Pipino riconquista le terre tolte ai bizantini dai Longobardi e le dona alla Chiesa invece di restituirle all'imperatore d'Oriente. Il Papa ora governa come un re su un territorio vasto ed esercita sia un potere temporale che spirituale.